Sabato 13 marzo 2010 alla Galleria Greco Arte di Fucecchio, inaugurazione di una importantissima mostra. Infatti ne è protagonista uno dei maggiori artisti italiani contemporanei, Bruno Ceccobelli. È una mostra composta da 25 opere, tutte realizzate da questo importante pittore umbro fra il 1989 e il 2005 su vari materiali quali legno, carta, stoffe. Sono state selezionate queste opere dal direttore artistico della Galleria, Michele Greco, che vedete inquadrato al mio fianco e che poi presenterà ai telespettatori questo importante evento, importante anche relazionato a un paese di non grandissime dimensioni come Fucecchio, quindi uno sforzo organizzativo della Greco Arte molto importante che si rivolge ovviamente non solo alla città di Fucecchio ma all'intero territorio regionale. E questa mostra è nata al fine di proporre ai visitatori e agli amici della Galleria una sintetica ma straordinaria selezione di opere, una vera e propria antologica di questo maestro che è uno dei vanti del nostro paese. La mostra opere, dal titolo Opere 1989-2005, viene inaugurata oggi e si concluderà il prossimo 20 aprile con orario di visita che ci comunicherà lo stesso direttore artistico della Galleria, Michele Greco. Però ovviamente prima di chiedere a Michele Greco informazioni sugli orari di apertura della Galleria, vogliamo che ci levi la prima grande curiosità: come è riuscito a portare questa mostra nella sua Galleria, una mostra, ripetiamo, importantissima, una mostra che raramente si vede anche nelle grandi città. Buonasera, ma niente, questo progetto è nato grazie alla prestigiosa collaborazione che la nostra galleria ha con la Galleria Guastalla di Livorno. Niente, è nato un progetto importante, sono tutte opere selezionate del maestro che appunto vanno dall'89 al 2005. E quindi c'è un progetto diciamo proiettato verso il futuro, quindi questa prestigiosa collaborazione porterà dei frutti, quindi grandi mostre e grandi eventi. Ecco. Michele, grazie alla collaborazione con la Galleria Guastalla è possibile, venendo a visitare la mostra, anche reperire questo prezioso e elegante catalogo pubblicato proprio dalle edizioni Guastalla di Livorno. Esatto, appunto siamo riusciti a acquisire questa splendida collezione dove incontrerete e troverete opere su tavola, su stoffa, su carta, e tutte di grande qualità, e la maggior parte sono pubblicate su questo splendido volume. È un'opportunità, e Ceccobelli è uno degli artisti più ambiti dai collezionisti d'arte, quindi ci sono opere anche di piccole dimensioni, quindi anche per i collezionisti che non vogliono magari impegnare grandi cifre c'è la possibilità di portarsi a casa un Ceccobelli a cifre accessibili. Sì, io mi permetto di evidenziare, poi insomma gli spettatori avranno modo, i collezionisti, di visionare questa splendida mostra, e incontrerete delle opere di piccolo formato, dei autentici capolavori, sia su tavola, come ripeto, su stoffa e su carta. Niente, io penso di aver selezionato opere di grande spessore. Ecco. Ovviamente Michele è un'opportunità per i collezionisti, ma è un'opportunità anche per gli amanti dell'arte, per chi segue le vicende dell'arte contemporanea, quindi venendo a Fucecchio c'è la possibilità, al di là o meno di un acquisto, avere una conoscenza approfondita del maestro, perché esatto. 25 opere sono un numero considerevole di... Sì, ma poi sottolineo anche l'aspetto qualitativo. Noi siamo riusciti a tirar su, secondo me, una bella mostra, e io sottolineo un altro aspetto: quest'artista è un ottimo investimento, perché stiamo parlando di un artista che ha esposto alla Biennale di Venezia, ha vinto premi internazionali, ha esposto in musei, spazi pubblici importanti, New York, in Cina, insomma ha esposto in mezzo mondo questo, quindi consiglio fortemente questo grande artista. Allora Michele, ricordiamo ai nostri telespettatori la durata della mostra, l'abbiamo detto poco fa, e chiuderà il 20 aprile, quindi c'è anche tutto il periodo del ponte di Pasqua, per venire anche chi dall'entroterra toscano va verso il mare, basta uscire a San Miniato, a Santa Croce sull'Arno, e in pochi minuti si arriva a Fucecchio, la città di Indro Montanelli, e nel centro di Fucecchio troverete la galleria in via Trieste, quindi vicinissima al comune, alla sede. Volevo aggiungere un altro aspetto: la Greco Arte è visibile anche online, abbiamo il sito nostro ufficiale www.grecoarte.com, ma siamo anche sul prestigioso sito artsvalue.com, dove appunto potrete anche visionare l'intera mostra online.
Io ricordo ai telespettatori, perché sto leggendo sull'invito, che la mostra sarà aperta dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 15 alle 19.30 di tutti i giorni della settimana, compreso il sabato. La domenica è possibile visitare la mostra previo appuntamento telefonico, oppure informiamo ai nostri telespettatori anche la mail, mandando un messaggio alla Galleria Greco Arte. Diciamo la mail a info@grecoarte.com. Volevo annunciare anche un'altra cosa: in futuro ci saranno altre mostre, altri eventi importanti, artisti diciamo che sempre fanno parte della nostra galleria, quindi Piero Pizzicannella, abbiamo Enrico Bai, Dorazio, insomma tutti artisti importanti del Novecento italiano. Diciamo la galleria, anche se giovanissima, avete 11 anni di attività, si sta livellando verso l'alto, perché questi sono nomi di assoluto rilievo nazionale e internazionale. Sì, cerchiamo sempre di andare avanti attraverso collaborazioni importanti con gallerie prestigiose che diciamo ci indirizzano un po' su artisti di fama, oserei dire, internazionale, e quindi offriamo alla nostra gentile clientela artisti di qualità, ottimi investimenti a prezzi molto competitivi. Ecco, e bisogna dire bravo a Michele Greco, perché pur essendo giovanissimo si muove bene, va alle fiere, va alle mostre, va ai convegni internazionali, stringe rapporti di collaborazione con le grandi gallerie, con i grandi mercanti, e questo gli consente di portare in una cittadina abbastanza contenuta come è Fucecchio mostre di grandissimo spessore. Per questo noi molto volentieri realizziamo servizi in questa galleria allorquando veniamo chiamati da Michele e da tutta la sua famiglia, perché questa è un'azienda a carattere familiare. Sì. Lo zio è il famoso pittore Giulio Greco, e poi a Tigua c'è anche una corniceria importante, quindi un pool di persone che lavorano soprattutto per amore dell'arte. Lo vedrete anche dalla cura con cui queste mostre sono allestite e con l'amore con cui gli artisti vengono accolti in galleria. Noi quindi sollecitiamo una visita dei nostri telespettatori a questa importante mostra di Ceccobelli, ricordandovi che verrà chiusa al pubblico con la fine praticamente del mese di aprile. Sì.